Sono una ragazza di 27 anni e oggi vi vorrei raccontare la mia storia. Una sera sono andata a trovare mia mamma e abbiamo parlato tanto, riso e scherzato come al solito. Con il tempo il nostro legame è diventato sempre più forte e intimo. Penso che alla mia età capisci il vero valore che ha il ruolo di un genitore, perché questo inizia a vederti come un adulto e tu inizi a vederlo un po' più come una spalla. Mia mamma era la mia spalla. La mattina dopo ha smesso di esistere. Nella mia testa c'era solo tanto rumore. Da un giorno con l'altro è cambiato tutto. Ti va di raccontarci? Quella mattina mio padre mi ha svegliata dicendomi che aveva ucciso mia mamma. Quella donna che la sera prima rideva e scherzava con sua figlia, la mattina dopo era a terra nel suo sangue, con più di 10 ferite di arma da taglio. Per mesi non avevo notizie sulla morte esatta di mia mamma, che tuttora comunque non è chiara, e nessuna notizia di mio padre. Che difficoltà hai avuto quel giorno? Quella mattina non sono riuscita nemmeno a capire bene cosa fosse successo. Il tutto mi è stato detto con estrema velocità. 2 ore dopo ero già sbattuta in ufficio per verbalizzare l'accaduto. Ho avuto la lucidità di farmi assistere da un avvocato. Tutto ciò che mi è stato chiesto è di esporre i fatti. Non potevo entrare in casa mia nemmeno per cambiarmi. Avevo ancora i vestiti pieni di sangue. E così anche il giorno dopo e il giorno dopo ancora. Dovevo solo buttare frasi, pensieri e ricordi. Nessuno mi chiedeva come stavo. Io ho avuto la fortuna di avere attorno a me persone che mi seguivano in ogni mio passo, non sempre così. Alcuni Che ostacoli hai incontrato i giorni successivi? dei tanti ostacoli che io e mia sorella abbiamo dovuto affrontare partendo per gradi è il funerale. Mia mamma desiderava essere cremata, non ha potuto avere la libertà di scegliere nemmeno questo. Abbiamo dovuto aspettare la firma per il consenso del coniuge, perché risultavano ancora sposati. Oltretutto ci siamo trovate con la prima spesa da affrontare, circa 7.000 euro di funerale, che abbiamo dovuto pagare noi. I soldi di mia mamma risultavano bloccati e non si potevano usufruire nemmeno in questi casi straordinari. Non c'è nessun tipo di aiuto, di rimborso, non siamo state contattate da nessuno per supporto psicologico o giudiziario. Ci sono state associazioni di violenza sulle donne che si sono rese disponibili, ma in quei momenti ci sono talmente tanti pensieri che non pensi ad autocurarti o cercare un supporto. Succedono queste cose, ci si aspetta sempre molta vicinanza, ma in realtà vieni catapultato in un mondo così crudo e freddo che devi farti forza per affrontarlo da solo e per capire come devi muoverti. Nessuno te lo dice, nessuno ti insegna, nessuno ti guida. Sei da solo. Non hai diritto di un'assistenza gratuita o con degli incentivi, a meno che il reddito cumulativo della famiglia sia sotto una determinata cifra. Nel processo di successione, ovvero è la divisione dei beni patrimoniali, ha diritto anche mio padre, finché non risulta indegno di succedere, e questo avviene alla fine del processo se dichiarato colpevole. Fino ad allora tutti i beni di mia mamma risultano bloccati. Ci puoi fare degli altri esempi? La casa che era cointestata c'è rimasto il mutuo da pagare e dopo averlo finito di pagare non abbiamo nemmeno diritto di venderla o affittarla perché non risulta nostra al 100%. Non possiamo nemmeno sospendere il mutuo perché non è intestato a noi. Non possiamo ritardare i pagamenti perché si entrerebbe in mora. Un altro esempio è la macchina che era intestata a mia mamma. Non posso intestarla a me e farne l'utilizzo che voglio perché serve il consenso di tutti i familiari eredi, tra cui mio padre, e non si può far firmare nemmeno il consenso dal carcere perché ci vuole la sua firma in presenza negli uffici ACI. Trovo assurdo tutto questo. La sensazione che le istituzioni si dimenticano di chi rimane invece, di voi figli, è la sensazione che hai avuto anche tu. In quei giorni ho provato a cercare supporto, magari nelle istituzioni pubbliche, come può essere la posta, la banca. Il comune. Ho chiesto appunto al mio comune se ci fossero dei bandi regionali, se ci fossero degli indennizzi, se ci fossero dei supporti e mi è stato detto che appunto mi avrebbero chiamato, ma non ho mai ricevuto nessuna chiamata e di conseguenza mi sono arrangiata da sola perché già le spese erano tante. Dovrebbero innanzitutto essere messe a disposizione degli psicologi, cercare di capire come sta la vittima. Diciamo che mi sento di dire alle istituzioni di aiutarci di più nell'immediato. E nell'assoluto di questa cosa, perché quando hai bisogno non sei tu che devi cercare loro, ma sono loro che devono cercare te. Si parla sempre di lotta
lotta contro la violenza sulle donne, ma poi nella pratica invece qualcosa non funziona. Sì, manca ancora tanto, cioè siamo comunque sulla buona strada perché tante cose stanno cambiando, ma in modo molto lento e intanto solo quest'anno, un giorno sì, un giorno no, se non tutti i giorni, ci sono notizie di femminicidi, così come se ormai fosse diventato normale sentire questa cosa, andare sul superficiale e appunto ricordarlo solo nella giornata delle violenze sulle donne, no, dovrebbe essere un argomento più discusso.